cioè un verde militare metallizzato eccetera, vede alla guida David Bergamin, la cui caratteristica è che è un vero e proprio neofita, nel senso che si è iscritto e ha partecipato al corso di DEF. Uè, pilota Nicola Di Bert con noi in sella, un maggiolone surreale. E insomma, quel David Bergamin ha fatto un corso di pilotaggio e ora è con noi. Allora, il maggiolone, questo maggiolone è un 1008 abbondante di cilindrata dotato di turbo compressore, dovrebbe avere una girante, se la memoria non mi inganna, di 25, come si dice in gergo, millimetri. Comunque è lì a dar numeri, a far numeri, e noi ce la godiamo tutta, anche perché avere un maggiolone così incasinato noi, e quando ti capita di averlo. Ciao Nicola. Allora, ma quella che vediamo nel tracciato, Paolo, quella vettura verde, quella davanti intendo, è quella di Lorenzo Duse, Lorenzo il Bello, il ragazzo dagli occhi blu, che questa volta ha stravolto la sua passione per il motore e ci ha portato un motore Wankel. È un 1003, è dotato, intanto un tiro ci ricorda che un pneumatico è saltato, è un 1003 dotato di due motori. Se non vado a sbagliare supera i 9000 giri questo motore tranquillamente, e ha un rumore molto ma molto particolare visto il motore rotativo. Bello, mi è piaciuto come hai detto motore rotativo, ho trovato un brivido di eccitazione, mi sono tirati i peli delle gambe. Ripetilo da capo, Lorenzo Duse in sella un motore rotativo, rotativo, motore rotativo 1003, grande, un bellissimo Wankel con quella roba che gira e non si scalda neanche, ha detto, non c'ha testata, non c'ha un tubo, perché che cacchio di motore è un Wankel. Se andate a vederlo ai box quando è fermo e guardate dentro al vano motore, sembra che ci sia un motore di taglia erba su, da quanto piccolo è. Il sorriso bellissimo di Lorenzo Duse indirizzato alla nostra postazione, un sorriso di amicizia. Guardate intanto le fiammate dai terminali di scarico del maggiolone, nel mentre tra poco passerà davanti a noi Lorenzo Duse con questo suo motore Wankel rotativo. Ragazzi, e adesso passa davanti a noi, ma dove c'è la pelle d'oca, dove cacchio è andato a finire, che non è uscito, più. È uscito, è un fumarone giù. Ecco che arriva Lorenzo, sei tutti noi, Lorenzo sei tutti noi, eccolo che pinza l'anteriore, borneo di potenza posteriore, è lui il protagonista, esce fuori dalla vettura perché dentro non vede un tubo, fumare alla grande, Lorenzo sei tutti noi, un mito, sommergiamo di applausi, sommergiamo di applausi, sommergiamo di applausi, facciamo vedere il nostro calore, sommergiamo di applausi, lui ci deve vedere, lui deve sapere che noi lo seguiamo, grande Lorenzo. Tra un poco esploderanno le gomme, basta che non esploda il motore. Dio buono, eccoli qua. E che diamine, Nicolas Di Bert, guarda che casino, anche lui vorrebbe poter aprire il finestrino, ma è bloccato con silicone. E porca madre, guarda lì che casino. Senti l'imitatore di giri che taglia tensione, è come l'Enel, hai superato i 3,3 kW. E noi siamo qua a bordo pista, Paolo, noi siamo qua a bordo pista. Siamo partiti carichi stamattina, ma carichi con piloti che sviluppano secondo me. Sì, sì, sì.
Allora, aspetta che... Eccolo qua. Questo qui è Giovanni Sottoriva con la sua BMW 3000. Anche lui guida molto ma molto spettacolare. E come si dice in gergo, la sa portare, eh? Ah, tante, tante, ok. Allora, è un mondo strano quello che ci circonda. È tutto un po' strano. Macchine, motori, personaggi che la guidano.